tecnici. Devo dire che questo Consiglio Comunale sta mostrando nei confronti di tutti noi e devo dire nei confronti di se stessa. È una sottolineatura evidente di come quando le questioni vibrano e toccano nevralgicamente le storie, il presente e il futuro, siamo capaci di andare oltre le divisioni partitiche per mettere al centro la definizione di un futuro e soprattutto di un presente diverso. Siamo qui a difendere la scuola, siamo qui a difendere la scuola da logiche aziendalistiche prettamente economiche applicate sul risparmio solamente degli stipendi dei dirigenti scolastici e degli SGA, perché voglio dirlo, è questa la logica che prevede un risparmio solamente sulle competenze che riguardano ovviamente le paghe di noi lavoratori e delle lavoratrici dirigenti e di SGA. Ma sono qui soprattutto a difendere le ragioni di una scuola, della scuola dove io sono titolare da 6 anni, una scuola che sconta, dobbiamo dirlo, una scellerata razionalizzazione del 2012 che ha visto questa scuola unica nel panorama degli istituti comprensivi di Ferrara non essere dotata di altri pressi di altre scuole che potevano ovviamente definirle in questo momento storico una storia diversa. Come si poteva pensare, quale lungimiranza non è stata posta in essere quando nel 2012 si è permessa che passasse una razionalizzazione così scellerata? Quali interessi toccava la prospettiva di una razionalizzazione diversa? Perché si è permesso che la mia scuola, che l'Istituto Guarino restasse con un solo plesso, senza nessun tipo di attenzione ad una progressiva, purtroppo, ad un progressivo calo delle nascite che è avvenuto in un quartiere di Giacomo, dove la scuola resta spesso l'unico baluardo della legalità e dove la scuola ha mantenuto a tutti, ha dato a tutti la possibilità di essere centro di elaborazione concettuale, possibilità di, ecco, pensiero divergente, attenzione ai bisogni dei più deboli, inclusione, perché diciamolo che da 6 anni l'Istituto Comprensivo Guarino è scuola buona inclusione, istituto musicale, istituto sportivo secondo nella provincia e per la provincia sede di sportelli autismo ed è quindi punto di riferimento, lo è stato in questi anni, per l'acquisto di più di 300.000 euro in sussidi didattici, per l'attenzione costante al bullismo, scuola polo per il bullismo a livello provinciale grazie al ruolo determinante, essendo scuola capofila del CTS che questa scuola ha da quando, ecco, sono stata trasferita, lo dico perché ho chiesto che la scuola del CTS continuasse a favore dei bambini e delle bambine di Favara. Questa scuola deve restare nella sua indipendenza perché deve garantire una programmazione adatta ai bisogni di tutti e di ciascuno. Qualche giorno fa al Castello Chiaramonte sono state chiamate a definire in poco tempo l'importanza che la scuola ha nella nostra Costituzione e io ho semplicemente ripreso ciò che dice l'articolo 3 della Costituzione, che a fronte dell'uguaglianza della diversità dei cittadini garantisce l'impegno totale e assoluto dello Stato affinché possano essere abbattute tutti quegli elementi negativi che di fatto minando la dimensione della diversità e dunque dell'uguaglianza possono impedire ai cittadini e alle cittadine la piena partecipazione delle persone alla vita democratica del paese. Lo ribadisco, questa è stata la Guarino e continua ad essere un presidio di legalità, un presidio di partecipazione. L'attaccamento alla scuola è testimoniato, come vedete, dalla presenza enorme di bambini e di bambine che gridano il loro amore per la scuola. Vedete, la parola amore, la parola passione, la parola zelo, non sono parole contemplate nei ragionamenti prettamente, ecco, economici posti in essere dal governo. Non si guardano le particolarità dei territori, non si sottolineano le specificità dei bisogni, non si pongono in essere sguardi lungimiranti rispetto alla progettualità posta in essere dalla scuola. La dimensione è esclusivamente economica, di risparmio, ovviamente, di risparmio sulle persone e di risparmio su quelle fragilità che sono i bambini, che invece più di altri hanno bisogno di essere osservati, guidati, curati, accompagnati.
e diciamolo pure, amati! Ovviamente sollecitare un dibattito preventivo più lungo, più articolato, nelle persone di altre possibilità che poi sono state poste in essere, di cui io ringrazio naturalmente. Ma dobbiamo lavorare con forza, perché l'esercizio della politica non è soltanto tautologico a ciò che è stato scritto, perché l'esercizio della politica è creatività nel rispetto della norma, è possibilità che la norma venga cambiata se la norma è ingiusta. La norma può e deve essere cambiata alla luce del in maniera positiva e ottimale.